animale probabilmente non si perde mai. Beh, quello senza ombra di dubbio. Poi ci sono mogli che tu cerchi di disperdere sugli autogrill e poi anche loro trovano la strada del ritorno. Poi succede anche questo, no? Insomma, qual è la cosa che vi siete persi e che non avreste mai voluto? Non parlo solo ovviamente di cose materiali come un libro, un paio d'occhiali o un telefonino sull'aereo. Parlo anche di affetti, di figli, di occasioni, avvenimenti. Luisa. Ma forse più di occasioni. Magari ti arrivano tante occasioni tutte in una volta e tu fai delle scelte che in quel momento ti sembrano giuste, poi col tempo capisci che magari hai sbagliato a scegliere e quindi ti sei perso tutto il resto delle occasioni che avevi in quel momento. E vorresti che ritornasse quel momento per poter scegliere di nuovo, ma chiaramente col senno di poi siamo bravi tutti. E beh, certo, è chiaro. Carolina? Io mi sono persa un appuntamento con delle persone che ci tenevano tanto, stavo negli Stati Uniti, era una festa, mi ricordo, e invece io per il senso del dovere di stare nel laboratorio, eccetera, a fare gli esperimenti, ma anche un po' per pigrizia, non andai. E quando li incontrai, vidi nei loro volti che c'erano rimasti molto male, infatti mi trattarono un poco con distacco, perché avevano organizzato anche una sorpresa per me. E questo rappresenta, secondo me, un atto di superficialità che ho avuto, cioè non ho capito quanto gli altri veramente ci tenessero ad avermi. Succede più quando si è giovani. Infatti, vero? Ero più che, giovane. Che sì. Si è, insomma, meno che si rifletta di meno, sì, su questo genere di cose, che si ritengano superficiali, che si ritengano superflue, sì, mentre invece hanno una grandissima importanza. Sì. Christian? Beh, io ho perso, diciamo, in senso affettivo totalmente quasi la mia famiglia, in un certo senso. Quindi mi manca un po' questa cosa, nel senso di avere una famiglia unita con il quale condividere qualcosa. Hai perso nel senso che i tuoi si sono separati e che quindi... Sì, diciamo di sì, okay. Un po' di famiglia di mia mamma, famiglia di mio padre, diciamo un po' tutte cose divise. Quindi soffri il fatto, sì, che non ci sia l'unità, questa mancanza di unità che per come stanno andando le cose sarà difficile ritrovare, nel senso... Sì. Non ci sono i presupposti perché la si possa ritrovare. Sì. Può nascere anche da questo, chiamiamolo disagio, magari anche non grave, ma sicuramente un disagio familiare, la voglia di, certo, no, sì, di esprimersi, la voglia, certo, attraverso le parole, attraverso questo. La rabbia, diciamo, di non poter ottenere una cosa simile. Quindi. E cioè, però magari anche la voglia di creartene una tutta tua, magari sei giovane, vabbè, però poi sì, una volta comunque non è la stessa cosa, però non è la stessa cosa. Penso di no, perché comunque c'è bisogno ora di un appoggio familiare, di un sostegno. Sì, a 21 anni sei un albero e se non hai le radici, no, Carolina? Cioè, è vero, complicato da certo gestire. È lo scotto che si paga quando uno fa una cosa artistica e la fa bene, la ricava sempre da qualcosa che dà dolore. È capitato anche a me con la scrittura, ho pagato un grande scotto, però ho scritto delle cose bellissime. Sono d'accordo, in particolare Il sole di plastica e Manipolazioni, ma anche tutto il resto, per la verità. Sì. Sono grazie due romanzi straordinari che vi consiglio di leggere quest'estate anche sotto l'ombrellone, Il sole di plastica e Manipolazioni, grazie, di Carolina Sellitto. Tu Dalia invece? No, se vuoi, perché ho cercato di ricordarmi cosa, ma cioè, anch'io occasioni anche importanti. Facendo tu l'attrice, andando tu sempre in giro, io pensavo che tu mi rispondessi sì, mi sono persa la gioia, la possibilità magari di crescere ed essere sempre presente con i bimbi piccoli. Ma questo anche, sì, me lo sono anche perso, però fa parte del mio modo, cioè io nella mia vita ho cercato sempre di non fare delle rinunce, o perlomeno di non fare ciò che mi faceva soffrire nel mio senso di libertà, e quindi ho formato il mio carattere così.
ho fatto delle rinunce a delle occasioni importanti, proprio perché magari in alternativa c'era una cretinata che mi andava di farla, oppure ho rinunciato a delle cose perché pensavo che fosse così. Però oggi, e io ci ho pensato altre volte, non ora in questa situazione, a volte ho pensato, dico, ma se io avessi fatto, e poi erano cose che avrebbero cambiato tutta la mia vita. Perché basta a volte. Certo, ma basta una virgola, sliding doors. Appunto. E quindi ho detto sì. No, ho pensato altre volte, quindi mi sta bene così, perché poi insomma non mi posso lamentare, perché il pensiero che poteva cambiarmi tutta la vita senza sapere a che cosa sarei andata incontro, quella che ho mi sta bene, sono. Serena, sono contenta. E c'è sempre, poi, però, chiaro, c'è ci sono sempre delle cose che uno pensa, ah, voglio fare questo. Ragazzi, c'è sempre però un prezzo da pagare, no? Nel senso, ogni volta che si fa una scelta e che si decide di perdere una cosa per ritrovarne un'altra, c'è sempre un prezzo, sì, da pagare. Sempre, certo. C'è poco da fare. Magari non lo sai subito. Sì. Magari non lo sai subito. Quanti minuti mancano, perdonatemi, per capire... Ok, allora siccome io devo fare un sacco di saluti e devo dire un sacco di cose, questa è l'ultima puntata della serie, allora intanto io ringrazio Luisa Cuozzo per essere stata con noi stasera, ti facciamo tanti in bocca al lupo e appena vai a lavorare in un altro ristorante faccelo sapere, perché veniamo a mangiare da te, certo. Che noi siamo dei grandi mangioni. Ecco. Grazie, ecco. Grazie mille. E poi ringrazio Carolina Sellitto per grazie essere stata con noi tutte queste puntate, sperando di riaverti presto. Intanto ci vediamo mercoledì prossimo, poi okay. Ne parliamo. Grazie a Signor Dream, Cristian Biasin, andate a cercare il suo video su YouTube, è un video molto bello, ne abbiamo potuto vedere solamente un pezzettino perché i tempi della trasmissione non ci permettevano, e si intitola Sparo parole, io continuo a dire chiedo perdono, va bene, penso imparerò il titolo, cambierò, tranquillo, dai. Grazie infinite a Dalia Frediani per essere stata qua con noi stasera e ci rincontreremo prima o poi anche in palcoscenico, io sento che prima o poi questo accadrà. Fabio, io credo che tu debba concludere così, sì. Come il titolo, concludo così. Perdersi in TV questa sera, ma ritrovarsi di nuovo da Fabio di Sera l'anno prossimo. Grazie Peppardo, guarda, è un augurio che prendiamo veramente con affetto e anzi ti ringraziamo in maniera particolare. Tu, tra gli artisti che abbiamo avuti ospiti, sei stato senza ombra di dubbio quello più presente. Quindi grazie infinite grazie a voi. Tutto il lavoro che hai fatto per noi. Ricordatevi www.peppart.net, lo trovate su internet, grande vignettista. E, insomma, la vita va presa così, con questo spirito e con questo senso. Leggeri, sì. Esattamente. Grazie a Manila Aiello. Grazie ragazzi, grazie a voi. Non grazie piangere. A casa. No. Che lo so che c'è la lacrima facile, appunto. Grazie a Peppe Accardo, ma Fabio. Sia con Peppe che con Manila, insomma, finisce questa avventura televisiva, ma ne continueranno altre. Io voglio ringraziare tutto lo staff tecnico di questa trasmissione che ha lavorato con noi in maniera veramente eccezionale. Grazie ai nostri cameraman, ai ragazzi che ci seguono dalla regia, e grazie ai ragazzi della grafica, a tutti quelli di cui vedete i nomi, ognuno di loro ha fatto tantissimo per questa trasmissione. Grazie a Rosanna Bove e ad Antonio Biscardi, che sono rispettivamente il direttore del palinsesto e il direttore di rete. Grazie infinite per aver creduto strenuamente in questo progetto, che è un progetto di nicchia, lo sappiamo, non è una trasmissione dai grandissimi numeri. Grazie a Rita Russo, che ci ha portato qui e che ci ha proposto all'editore, grazie a lui che ha investito tanto in queste 31 puntate. Grazie infinite a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Gianluca De Vita, il nostro fotografo di studio, grazie a Serena Licalzi, il nostro addetto stampa, insomma veramente avrò dimenticato qualcuno, mi scuseranno, grazie a Tiziana Diorio che è in redazione, la nostra caporedattrice, ha risposto al telefono a tutti, insomma noi, questa è la 31esima puntata, noi finiamo qua questa edizione di Fabio di Sera, speriamo che ce ne sia una nuova, la pagina Facebook rimane attiva, quindi chiaramente vi informeremo sugli sviluppi e ci vedremo poi su questa rete per una grande festa, ma non vi voglio anticipare niente, saranno altre persone a dirvi come e quando guardarci. Voglio terminare la nostra trasmissione, come sempre succede, con un pensiero che riguarda l'argomento della puntata, che era perdersi e ritrovarsi. Molti di voi avranno letto L'amico ritrovato di Fred Uhlman, che dice: non ricordo esattamente quando decisi che Conradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi dubbi sul fatto che prima o poi lo sarebbe diventato. Fin al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe non c'era nessuno che avrebbe potuto rispondere all'idea romantica che avevo dell'amicizia, nessuno che ammirassi davvero, che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, lealtà, abnegazione, nessuno per cui avrei dato volentieri la vita. Ho esitato un po' prima di scrivere che avrei dato volentieri la vita, ma anche ora, a 30 anni di distanza,
Sono convinto che non si trattasse di un'esagerazione. Non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma addirittura lo avrei fatto con gioia. Buonanotte.